Ciao ragazzi, bentornati qua nel mio canale YouTube. Oggi con grande piacere che vi parlo di Poco F4 GT. E dico con grande piacere perché lui è uno dei pochi Xiaomi che mi ha fatto veramente, non dico innamorare, ma mi l'ha fatto piacere tanto. Uno di quei prodotti che mi ha fatto tornare un po' la voglia di Xiaomi, che era il mio brand preferito qualche anno fa. Naturalmente anche lui ha qualche difettuccio, ha qualcosetta da sistemare, però secondo me è uno di quei prodotti che, se vi piacciono i top di gamma, se vi piacciono le cose super fluide, ecco, tante cose così, vale la pena provarlo, eh. Comunque vi parlo di pregi e difetti di questo prodotto, naturalmente, in questo video. E come in tutti i miei video, però, anche per quanto riguarda Poco F4 GT, io vi raccomando di seguire il canale Telegram Dilly Tech. Mi raccomando, seguitelo, perché lì si trovano le grandi offerte, i codici sconto, insomma tutte quelle cose sulle, diciamo, aspetti tecnologici che vi fanno risparmiare alcune volte anche diverse centinaia di euro. E quindi mi raccomando, se avete Telegram, e se non ce l'avete fatevelo perché ne vale la pena, andate, collegatevi al canale Telegram, qua sotto vi lascio comunque i riferimenti. Però ovviamente non posso che parlare di Poco F4 GT partendo dalle sue prestazioni. Tra l'altro io ho la versione più pompata da 12 256 giga, e ovviamente sono 12 GB di RAM di tipo DDR5 e sono 256 giga di memoria di tipo UFS 3.1, quindi tutto al top. Come al top è anche il processore Snapdragon 8 Gen 1, che io ho già avuto modo di provare su qualche altro terminale, e soprattutto però su questo secondo me ha esaltato quali sono le sue caratteristiche. Prima caratteristica importante, che va una bomba, veramente è una scheggia questo processore, e in effetti è uno di quei terminali che voi iniziate ad utilizzarlo e rimanete veramente impressionati, perché anche rispetto a terminali che sono fluidi, perché anche altri lo sono, ma qui c'è veramente quel qualcosa in più, c'è quella fluidità, quella burrosità nelle animazioni, quella velocità nel rispondere al vostro touch, alle vostri comandi sul display, che è veramente qualcosa di unico, ve lo assicuro, qualcosa di unico. E quando iniziate a utilizzarlo rimanete, ripeto, veramente impressionati da quanto scorrono via tutte le vostre animazioni, tutto il vostro utilizzo. E quindi ovviamente non ci sono problemi nell'utilizzo quotidiano di social, app e tutte queste cose, come non ci sono problemi nemmeno con i giochi. Lo si riesce a utilizzare tranquillamente in tutte le situazioni, anche con i classici giochi più pesanti. Lui ovviamente non mostra alcun segno di cedimento. Tra l'altro ad accompagnarlo c'è anche un processore X65 5G che funziona benissimo, nel senso che la ricezione è ottima, e ovviamente ottime sono anche le prestazioni del Wi-Fi, che naturalmente è versione 6, e come vedete anche dalle animazioni, dagli screenshot che vi sto mostrando, le velocità sono assolutamente ottime. Come da segnalare, secondo me, e dopo ci ritorniamo comunque sul discorso delle prestazioni, e anche la sua usabilità, perché solitamente i prodotti da gaming sono padelloni di proporzioni, diciamo, galattiche, invece lui no, lui non è così. È vero, non è proprio leggero perché sono 210 grammi, però sono 162 mm circa per 76,7 per 8,5 mm, tra l'altro con un comparto foto che non è nemmeno così, diciamo, esagerato, poi con tutta una serie di altre chicche come gli speaker, che sono 4, ragazzi, 4, e si sentono veramente benissimo. E poi ci sono anche i trigger magnetici, però quelli li affrontiamo tra poco. Prima voglio parlarvi in realtà dell'autonomia e della ricarica, perché 210 grammi c'è all'interno una 4700 mAh, che non è tantissimo pensando all'utilizzo gaming, ma non è nemmeno pochissimo. Ecco, abbinando queste due cose salta fuori un po' quelle che vi dicevo prima, che in questo telefono sono esaltate le caratteristiche del Snap 8 Gen 1, che va benissimo quando ne fate un utilizzo, diciamo, medio, classico del telefono, ma mostra tantissimo il fianco dal punto di vista dei consumi quando invece lo utilizzate in modo pesante. Io lui, ve lo dico, l'ho utilizzato per oltre 2 settimane, più di 15 giorni, perché è per quello che non mi avete visto tanto qua sul tubo,
Però vabbè, l'ho utilizzato tanto, veramente tanto, e guardate un po' quanti screenshot ho fatto. Per esempio, un primo giorno super stress, alle 21 ero già secco, 3% di batteria, e ci avevo fatto poco più di 4 ore, per carità, un'ora di Maps, classica, tanto utilizzo in background, con Amazon Music, insomma, solite cose. Però guardate, uso medio-basso, alle 23.30 avevo ancora quasi il 50% e comunque avevo utilizzato 3 ore di schermo. Oppure mezzanotte e mezza con 2 ore e mezzo di schermo, però anche qui avevo quasi il 50%. D'altro canto però, passiamo un altro giorno super stress dove l'ho utilizzato anche per giocare e per altre cose pesanti, batteria morta alle 21.30 con 4 ore e mezza. E qui, vabbè, la percentuale non la vedete perché l'avevo già messa in ricarica. Giorno uso medio-basso, diciamo medio-basso, alle 23 avevo 2 ore di schermo e anche lì comunque il 50% di batteria. Uso invece medio-intenso, sono passato a mezzanotte, sono passato a mezzanotte con il 30% e 3 ore e mezzo di display. Questo per dire cosa? Che effettivamente lui è il classico Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ovvero quando lo utilizzate in modo normale lui dura tanto. Ci ho fatto anche 2 giorni, ve lo dico io, da ieri stanotte non l'ho caricato, sono al 31% dopo 2 giorni, però l'ho utilizzato poco ieri e oggi e vedete che comunque dura tanto, dura veramente tanto la batteria quando ne fate un utilizzo medio. Ma se lo utilizzate in modo pesante per giocare, concordo con i tanti commenti che ho letto in giro che la batteria dura poco, sì, è così. Ma insomma, valutate voi per cosa lo utilizzate. D'altro canto però c'è da dire che all'interno della confezione, ovvero lui non lo pagate proprio pochissimo, però all'interno della confezione troviamo un caricatore da 120 watt. 120 watt, ragazzi, impressionante, perché vuol dire, come vedete dagli screenshot, che dallo 0%, quindi lui era completamente scarico, l'ho portato al 100% in 20 minuti. In 20 minuti lui era completamente carico con questo caricatore che trovate già, ripeto, in confezione. Tra l'altro, guardate un po' che chicca, trovate direttamente già in confezione questo cavetto che è fatto così, a L, il che vi permette di poterlo mettere a caricare e comunque utilizzarlo tranquillamente per giocare. Ecco, forse questo è il suo senso: se lo utilizzate per giocare, preventivamente prevedete di collegarlo a un caricatore. Ma insomma, passiamo oltre, perché voglio parlarvi di altre cose, tra cui il display. Il display che ha le sue belle caratteristiche abbastanza importanti per chi lo utilizza per giocare, come per esempio i 120 Hz, ma soprattutto i 480 Hz di touch sampling. Ecco, quali sono gli aspetti che sarebbero potuti essere migliori? Beh, per esempio la luminosità, che si ferma ai 1000 nits circa quando è, diciamo, nella modalità sparata, sotto la luce del sole, e quindi sì, la luminosità massima proprio nelle giornate più assolate non è tra i top, ecco, questo ve lo devo dire, però comunque si riesce a vedere. Tra l'altro comunque HDR10+, copre lo spazio colore di DCI-P3, è certificato anche DisplayMate A+, ed è protetto da un Corning Gorilla Glass Victus. Quindi, insomma, le caratteristiche per rendere un display piacevole e, non dico da top di gamma, ma comunque da appartenente tranquillamente alla fascia di prezzo di 500 euro, ragazzi, ci sono tutte. Ecco, e quindi anche lui, anche sotto l'aspetto del display, è assolutamente approvato, dal mio punto di vista, soprattutto per quello che costa. Come, devo dire, sono approvate, anche se non è, diciamo, il suo lato migliore, se vogliamo, sono le fotocamere, che qua abbiamo una parte posteriore composta da 3 fotocamere, in cui c'è una principale da 64, la classica ultra wide da 8 e la macro da 2. Ecco, queste fotocamere però devo dire che secondo me sono centrate per il prezzo. Innanzitutto sugli smartphone da gaming in generale non ne trovate, o è difficile trovarne di così buone. Però comunque proprio la principale, ottimi scatti, veramente, soprattutto di giorno, super affidabile. Anche il software mi è piaciuto, è il classico, però ragazzi devo dire che nel punta e scatta gli Xiaomi si sono sempre difesi benissimi, benissimo. Il sensore è un Sony IMX686 da 8 nanometri con apertura focale f1.9, però insomma vedete da voi quanto sono buone le foto. Certo, la ultra wide anche lei va bene di giorno, chiaramente di sera invece vengono fuori un po' tutti i limiti classici che si aspetterebbe comunque su un prodotto da circa 500 euro, non è un top di gamma ma comunque molto bene. Come devo dire, molto bene anche i video che possono essere ripresi in 4K a 60 fps e sono decisamente, decisamente stabili, come vedete in questi diciamo video sample. Ecco, un po' un dispiacere per l'ultra wide che non può riprendere purtroppo in 4K a 60 fps,
si ferma al 1080p a 60 fps, quindi insomma c'è qualche limite sotto quel punto di vista. È il classico limite che ritrovo ormai in troppi smartphone, che a me fa sempre arrabbiare tantissimo, della fotocamera principale, o meglio frontale, ecco, che riprende anche lei solo in Full HD, però anche lei è ben stabilizzata, cosa molto buona, e tra l'altro, come tutti gli Xiaomi, anche lei fa ottimi selfie. Veramente, se volete fare dei selfie buoni come foto, ecco, con gli Xiaomi andate abbastanza sul sicuro. E poi ci sono delle chicche che vi voglio menzionare, che secondo me, anzi, vanno menzionate in questa recensione. E prima di tutto è la vibrazione. Ragazzi, lui è uno degli smartphone Android, secondo me, con una delle migliori vibrazioni in assoluto. Infatti anche Xiaomi ci ha pensato, o poco, ecco, ci ha pensato a sottolinearla, perché se andate nel loro sito vedete come è evidenziato in modo importante il fatto che ci sia un motore particolare per l'asse X, e io vi posso assicurare che se siete amanti della vibrazione secca fatta bene, con questo ve ne innamorerete. Come altre chicche che sono da segnalare, per esempio i LED sul posteriore, questo fulmine sul back cover che è veramente carino, come i LED attorno alle fotocamere, sono chicche, vabbè. E non ho menzionato, e non ci tengo nemmeno a soffermarmici molto, sui trigger, che in alcune recensioni insomma ne hanno parlato esaltati, eccetera, ma insomma, se non siete proprio giocatori con alcuni tipi di gioco nello specifico, dei trigger ve ne fate un po' gran poco, diciamo, perché, ripeto, funzionano in modo corretto, in modo sensato, solo con alcuni giochi, negli altri lasciano un po' il tempo che trovano, oppure proprio non funzionano, quindi insomma, è una cosa che apprezzo perché è comunque una diversità rispetto alla gran parte di altri telefoni, ma secondo me non vale nemmeno la pena soffermarsi, sì, troppo. In più da segnalare comunque che all'interno il GPS funziona bene, abbiamo anche la certificazione RS sia per l'audio che per il Bluetooth, che è anche di tipo 5.2, e ecco, mi soffermo come al solito, essendo uno Xiaomi, sul sensore di prossimità. Allora, come tutti la serie 12, anche lui va meglio rispetto al passato, va meglio. Se siete e se lo utilizzate proprio in maniera classica, cioè prendendo il telefono, accostando e facendo così, allora lui non ha problemi. Però se vi mettete ad ascoltare un audio e lo appoggiate lì, magari lo tenete su quella spalla come faccio io di solito, allora lì siete sicuri che non funziona, che ha problemi, cose che invece altri terminali, la gran parte degli altri terminali, non fanno e non hanno. Quindi, bene, non benissimo, sicuramente da migliorare questo benedetto sensore di prossimità, però non è nemmeno drammatico, è come nel passato, quindi non malissimo, diciamolo. Ecco. E il software invece è l'ultima cosa di cui voglio parlare, perché all'interno abbiamo la MIUI 13 con Android 12, le patch di agosto. Benissimo, benissimo, veramente alcune chicche anche qua che abbiamo, come il doppio tap per spegnimento e accensione del display. È vero, ci sono delle app che vi permettono di farlo su praticamente tutti i terminali, ma qui lo troviamo già fatto, bello e pronto. E poi un'altra cosa che vi voglio menzionare è quello che riguarda il drawer delle applicazioni. Come sappiamo, poco non mette tutto nella schermata principale, ma ha il suo drawer. Però, ragazzi, lo hanno riempito di funzioni veramente carine, secondo me, come la suddivisione in altro in base alla tipologia di applicazione che andiamo a scaricare. Oppure se possiamo, diciamo, scegliere tra le opzioni di dividerle anche in base al colore. Cosa secondo me è veramente comoda, perché, per esempio, io che utilizzo Subito, che utilizzo Instagram, che utilizzo YouTube, so che sono sul rosso, vi basta un click e ci siete, andate lì. Oppure se utilizzate le poste, andate sul giallo e sapete che lì vi trovate tutte le app. Oppure un'altra cosa carina che è classica è che nelle prime due file, quindi avete le prime sei app che sono le più utilizzate, ma non è che vi mette l'ultima utilizzata, vi mette proprio le più utilizzate. Quindi se voi una non le utilizzate mai, l'avete aperta l'ultima volta, non è che ve la piazza lì, no, lo fa in modo intelligente. Ecco, questa cosa mi è piaciuta parecchio, e quindi io tipicamente vedete che mi mette lì le app che uso di più. E di conseguenza, anche se non faccio un grande uso del drawer e non mi fa impazzire, però tutto sommato con questo di poco mi sono trovato molto bene. Oh ragazzi, questo è un po' tutto quello che io vi dovevo raccontare. In conclusione, un prodotto che va una bestia, veramente un mostro, che ha come unico limite, secondo me, unico vero limite, l'autonomia, ma nel caso utilizzate il telefono per giocare o per cose pesanti. Se no, per il resto, se lo utilizzate, passatemi in termini un po' normalmente, e magari giocate, ma giocate poco, un 10 minuti, un 20 minuti, magari nella pausa del caffè, ecco, se fate questo utilizzo del telefono,
compratelo perché va veramente una bestia. Bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto, uno di quei prodotti che, come vi dicevo nell'intro, mi ha fatto un po' vacillare, mi ha fatto tornare un po' la voglia di Xiaomi, e grazie, finalmente ce ne vogliono di questi prodotti, perché è una bella azienda, secondo me, fa un sacco di cose interessanti. Basta, mi soffermo qua e niente, se il video vi è piaciuto lo sapete che potete sostenere questo canale con un like a questo video, iscrivendovi magari al canale, oppure se volete collegandovi al canale Telegram di Litech, mi raccomando. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto da Daniele Pintus.